Buonasera gentili ascoltatori, sempre in diretta dopo la trasmissione Spazio Aperto di Antonella Intanò e Ugo Lombardi alle 19.46, pronti per il notiziario Istria oggi in collaborazione con Unione Italiana di Fiume, in studio Massimo Bonella. Dunque iniziamo con la prima news. Eventi di novembre e dicembre dei nostri connazionali. Pubblichiamo dunque il calendario degli eventi organizzati dai settori cultura e teatro, arte e spettacolo della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana per i mesi di novembre e dicembre 2017, in occasione della 50ª edizione del concorso d'arte e di cultura Istria Nobilissima. Oltre alla consueta premiazione, si terranno quest'anno anche una serie di manifestazioni tematiche volte a celebrare il raggiungimento di un così importante traguardo. Tali eventi si svolgeranno presso le comunità degli italiani dell'Istria e a Fiume. A dicembre avranno luogo anche le varie edizioni del Festival della Canzone per l'Infanzia, Voci Nostre, presso il Teatro dell'Università Popolare Aperta di Umago e la rassegna dei cori delle comunità degli italiani presso il Palasport Marino Cetkovic e di Abbazia. Vi diciamo alcuni appuntamenti. Premiazione, 50ª edizione del concorso d'arte e di cultura Istria Nobilissima, venerdì 24 novembre, ore 18, Comunità degli Italiani di Fiume, in collaborazione con l'Università Popolare di Trieste. 50ª anniversario Istria Nobilissima, categoria giovani, a cura di Eliana Moscarda Mirkovic, venerdì 24 novembre, ore 11, Centro Multimediale di Rovigno. 50ª anniversario Istria Nobilissima categoria giornalismo a cura di Lionella Paulina Acquavita, sabato 20, 25 novembre ore 10, Comunità degli Italiani Santorio Santorio, eccetera. Ci sono poi anche altri appuntamenti che comunque nelle prossime settimane ritorneremo sopra. Fiume, la lista Zaruiaku ha organizzato sabato scorso presso la Comunità degli Italiani di Fiume una tavola rotonda dal titolo Il bilinguismo visivo a Fiume, prospettive per una Fiume porto delle diversità 2020 sul tema dell'introduzione del bilinguismo visivo in città. Diverse e importanti le personalità sedute al tavolo, tra gli altri Boico Obersnel, sindaco di Fiume, l'onorevole Furio Radin, presidente dell'Unione Italiana e vicepresidente del SABOR, Orietta Marot, presidente della Comunità degli Italiani di Fiume, Ivan Jakovic, europarlamentare e il presidente della lista Zaurieku, Danko Zvornik. Dall'incontro è emersa una possibile apertura da parte della città di Fiume circa la possibilità di una introduzione ponderata del bilinguismo nelle piazze e nelle vie del centro storico in relazione a regioni storico-culturali piuttosto che politiche. Si è concluso la scorsa settimana il 55esimo seminario autunnale di lingua e cultura italiana per docenti degli istituti scolastici della Croazia e della Slovenia in due sezioni, itinerante e stanziale. La prima, dal titolo Sulle vie dell'Etruria, si è svolta a Davigliano Umbro, siamo in provincia di Terni, e prevedeva diverse visite guidate in località e siti di interesse storico-artistico, mentre la seconda ha avuto luogo a Capodistria, a Palazzo Gravisi Butturai, presso la sede della comunità degli italiani Santorio Santorio. Presenti all'inaugurazione dei lavori a Capodistria, il console generale d'Italia a Capodistria, Iva Palmieri, presidente dell'Università Popolare di Trieste, Cristina Benussi, il deputato della comunità nazionale italiana al Parlamento sloveno, Roberto Battelli, e il presidente della giunta esecutiva dell'Unione Italiana, Maurizio Tremul. Venerdì scorso, presso la palestra comunale della città, la comunità degli italiani di Valle ha festeggiato il 70esimo anniversario della sua fondazione. Durante la serata si sono esibiti i diversi gruppi artistico-culturali della comunità italiana, la banda di Ottoni Mon Perin, il gruppo vocale, il gruppo folcloristico, il gruppo di danza ritmica Streme Junior e i mini cantanti, oltre ai solisti Irene Mauro Giorgi e gli ospiti provenienti da Rovigno e da Umago, il coro misto della SAC Marco Garbin e i gruppi di danza ritmica della comunità italiana Fulvio Tomisa.
Presenti all'evento, tra gli altri, anche il Presidente dell'Unione Italiana e Vicepresidente del SABO, onorevole Fulvio Radin, il Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, Maurizio Tremu, la Presidente dell'Università Popolare di Trieste, Cristina Benussi, il Sindaco di Valle, Edi Pastrovicchio, e la Vicepresidente della Regione Istriana, Giuseppina Raico. Abbiamo ancora il tempo per alcune brevi flash. Da Abbazia, l'Associazione Internazionale dell'Operetta di Trieste, in collaborazione con la città, la comunità degli italiani di Abbazia e il Festival di Abbazia, presenta sabato 11 novembre alle ore 20 il Gala dell'Operetta con soprani Marzia Postonia e Ilaria Zanetti, il tenore Andrea Binetti e il baritono Nicolò Ceriani con Corrado Gulin al pianoforte. L'evento avrà luogo presso il Centro Gervais. Martedì 28 novembre alle ore 17:30 presso la Casa di Cultura Zora si terrà la presentazione del libro di Loris e di Lena, Il frutto riscoperto, antiche coltivazioni da frutto, vite ed olive della Venezia Giulia e Zara, organizzata dalla Comunità Italiana di Abbazia. BUIE, l'Unione Italiana, in collaborazione con la società Open Source Management e la comunità degli italiani di BUIE, organizza il seminario dal titolo Progetta il tuo futuro, dalle idee ai risultati, rivolto alle persone che intendono aprire un'impresa, a chi ha bisogno di nuovi spunti per la propria attività professionale ed imprenditoriale e a chi intende migliorare la propria azienda e la gestione delle risorse umane. Il corso è gratuito, aperto al pubblico e si svolgerà in lingua italiana dalle ore 18 alle ore 20, mercoledì 8 novembre. E alle 19:53 è tutto per il notiziario Istria Oggi, andato in onda qui a Radio Saius TV di Treviso, con tutte le varie emittenti a taglio locale collegate a reti unificate che fanno parte del nostro circuito, tra cui ricordo radiofabbroveneto.it. Lettore in studio di Massimo Bonella, grazie per la vostra cortese attenzione, grazie per la collaborazione all'Unione Italiana di Fiume. Vi lascio ora alla nostra programmazione SAIS. Buonasera.